ringraziare Sonia Capeci e l'autrice, professoressa Luana Trapè, per la sua partecipazione a questa iniziativa. La Commissione regionale, tra le numerose attività, ha da sempre curato la presentazione di libri a cura di autrici del territorio marchigiano. E in questo senso, quando abbiamo proposto, condiviso l'idea di presentare questo libro, ringrazio la professoressa Trapè per la disponibilità, perché sicuramente istituzionalmente volevamo sostenere e dare, diciamo, anche un'ospitalità istituzionale a questa pubblicazione, che la vede autrice insieme a Joyce Lussu, una donna importante per la storia del nostro paese e il nostro territorio. Dicevo, ricordavo prima di iniziare che la mia maestra di elementari ci portò in classe Joyce Lussu per raccontarci dei passaggi relativi alla storia della Resistenza e a passaggi storici molto importanti, e devo dire che poi è stata, diciamo, una maestra molto illuminata, vista la sua la preziosa presenza di Joyce per, diciamo, comunque la sua figura di riferimento. E quindi ancor più oggi, come Commissione regionale, siamo molto contenti di poter ospitare questa presentazione, e il mio è soltanto un saluto istituzionale introduttivo, quindi poi passo la parola a Sonia Capeci, che in realtà è stata, diciamo, un anello di congiunzione anche per questa presentazione. Ringrazio per aver dato alla Commissione pari opportunità questa occasione, la presenza della professoressa Luana Trapè, e quindi, insomma, vi ringrazio tutti per la presenza e passo direttamente la parola a Sonia Capeci. Buonasera, io porto i saluti dell'Associazione Culturale Il Circolo di Confusione, che ringrazia la Commissione per le pari opportunità della Regione Marche, in particolare Mary Marziali, per questa opportunità. Ci tenevo molto, come ha sottolineato più volte Mary, a questa iniziativa, perché il Circolo di Confusione è un'associazione culturale che fa attività su tutto il territorio regionale da diversi anni, verso la fine degli anni 90, soprattutto in campo fotografico. Cito solo un lavoro che è stato il primo catalogo, l'unico catalogo di Ferruccio Ferroni, che è un allievo di Giuseppe Cavalli e che è il fondatore del gruppo fotografico MISA di Senigallia, dove poi Mario Giacomelli e altri hanno intrapreso delle forme di sperimentazioni, tra cui anche Ferruccio Ferroni, molto interessanti, aprendo tutta una strada della grafica, dell'interpretazione fotografica, eccetera. Ma solo per citare un altro esempio, il Circolo di Confusione nel 2004 inizia l'avventura del premio Paolo Volponi, che è un premio letterario nazionale dedicato alla letteratura e all'impegno civile. Cito questi due soli esempi per introdurre il patrocinio, il primo patrocinio che l'associazione ha concesso come progetto meritevole per la realizzazione di un progetto per il progetto editoriale di Luana e Joyce, amiche, professioniste, scrittrici e soprattutto Luana, docente e ricercatrice storica della filosofia, su un dialogo che a noi è sembrato interessante e meritevole anche come impegno civile. L'autore dell'utopia è stato, poi ve lo racconterà meglio Luana, che introdurrò leggendo una parte della sua, che non è introduzione, è il paragrafo antefatto. È un progetto che viene sospeso ovviamente dalla morte di Joyce, poi ripreso perché ci sono delle parole che
non debbono essere perse. E su queste parole il contributo della professoressa Trappè è quella di recuperare da pensatori, Platone e altri filosofi, il significato di un dialogo comune, che comune non può essere perché avviene tra Joyce Lussu e Luana Trappè, però in una dinamica, in una forma, in un contesto che mi piace in questa presentazione mostrare, in un contesto quasi familiare. C'è una bella foto che li inquadra insieme mentre dialogano, prendono appunti, Joyce riversa insomma a spiegare, Luana a prendere appunti o a leggere quello che ha ricercato, e che mostra sia il senso dell'amicizia tra queste due donne, sia l'impegno che c'è dietro a un qualsiasi saggio o qualsiasi scritto, cosa che già di per sé ha un valore di impegno civile. Io volevo leggervi solo questa traccia che scrive Luana per riprendere questo progetto letterario, questo progetto editoriale, e è contenuto appunto nel paragrafo antefatto di questo libro che oggi andiamo a presentare. Il nostro scritto, sospeso dopo la scomparsa, viene proposto nella veste da lei ascoltata ed approvata. Perché pubblicarlo oggi? Pur nell'estrema diversità delle condizioni storiche, viviamo in una condizione instabile di violenza, disordine e disintegrazione sociale, fattori comparabili a quelli che ispirano la stesura della Repubblica di Platone e dell'Utopia di Tommaso Moro. In questi tempi cupi, quando la necessità di mantenere il potere o di conquistarlo sembra giustificare qualsiasi sopraffazione, guerra e distruzione, quando scarsissima o nessuna cura è dedicata al futuro delle nuove generazioni, quando molti giunti a credere cancellata la possibilità di azione civile per fermare ingiustizie e soprusi, si misurano con un paralizzante senso di impotenza, quando di conseguenza la passione dell'utopia sembra via via spegnersi fino a scomparire o albergare ancora in pochissimi, quasi naufraghi, credo sia giunta l'ora di far risuonare ancora una volta la voce di Joyce, che sprona a non perdersi d'animo, a non lasciarsi sopraffare dallo sconforto, anche se si crede che non ci sia più nulla da fare, che esorta, anzi, a porre l'accento non su ciò che non va, ma piuttosto sugli aspetti positivi dell'esistenza che esistono già o che completamente si potrebbero costruire. Non offre soluzioni, ma incoraggia ognuno a inventare la propria forma di intervento per provare a cambiare il mondo, tra virgolette, con la forza e le possibilità di cui dispone. Questo lo scrive Luana per spiegare perché viene ripreso questo progetto del 96 e poi i contenuti di questo progetto editoriale, di cui io vado fiera di aver proposto come patrocinio del premio Paolo Volponi. Luana Trappè chi è? Piccola presentazione. Luana Trappè è una docente, ma è soprattutto per me una scrittrice. Io ho adorato e continuo a leggerlo nel Cappotto Bianco. Cappotto Bianco mi è particolarmente caro perché, oltre che essere ambientato in una cittadina delle Marche riconoscibilissima, unisce due ragazzi e attraverso un episodio che ha basi, diciamo, politiche, quindi di appartenenza, no, a ideologie, eccetera, si lega a un'esperienza negativa di una permanenza, anzi una reclusione presso il manicomio di Fermo, possiamo dire, no?
Mi ha particolarmente colpito sapere che questo libro, questo romanzo che possiamo definire un romanzo storico, no sbaglio? È un romanzo storico, al di là dell'intreccio tra le emozioni, la storia e quindi ritrovare della realtà, delle emozioni storiche che riconducibili alla propria città, al nostro territorio, alla storia che abbiamo letto e imparato a scuola, ha proprio la capacità di farci capire che la storia è fatta di persone, di idee, di luoghi riconoscibili, da narrare, da tenere presente, e di questa storia ne facciamo parte anche noi, e sta qui il senso dell'impegno civile, cioè di sentirsi parte di una costruzione via via, giorno dopo giorno, della storia della nostra città, del nostro territorio, di noi stessi e della nostra società. L'esperienza di Luana inizia come artista negli anni 80, in realtà una disegnatrice oltre che scrittrice, mi sembra aver capito che è anche scultrice, ma non si finisce mai di conoscere le persone, chissà cos'altro. Espone a Roma, un suo romanzo è stato selezionato al premio Italo Calvino nel 94, per Nuova Jugoslavia. Scrive anche brevi racconti, ha un sito internet bruttissimo, però è pieno di informazioni. Semplice, è bruttissimo, è proprio bruttissimo. Ma faremo anche quello, oramai. E collabora con diverse riviste, Nuova Prosa, Nostro Lunedì, il dialogo filosofico sulla civetteria che ha condiviso con Joyce Lussu, è un del pensiero di Joyce Lussu e dell'attività di ricercatrice, di docente, di Trapè, vive a Fermo, nelle Marche, città tranquilla. Profondo sud, siamo rappresentanti del profondo sud. A noi piace dire che siamo, piangere un po' a dire che siamo, no, il profondo sud, eccetera. In realtà il nostro territorio, i nostri personaggi, insomma, anche a me, io parlo anche per me stessa, questa tranquillità ci piace, ci fa stare un po' ai margini, e poi in realtà abbiamo tutta la abbiamo tutta la tranquillità per dedicarci a questi progetti interessanti. Io passo la parola a Luana, che ci spiegherà, ci farà entrare vivo in questo dialogo tra Joyce e lei stessa. Io sono veramente commossa da questa presentazione e soddisfatta, lo ringrazio. E prima di iniziare vorrei donare al Presidente la civetteria di cui si è parlato ora. Grazie. E poi un vecchio libro, si vede dalle mani, che però è introvabile, sulle comunanze picene, appunto di Joyce. Grazie. E mi sposto un attimo perché devo... Sì. Se mentre parlo senti quello che ti dirò. Allora, questa foto è lo strocchio, cioè la limonaia della casa di campagna dei Conti Salvadori a San Tommaso di Fermo. Qui abbiamo sistemato e concluso nell'estate del 1998 un libro che avevamo scritto per tutto l'inverno e la primavera. In inverno Joyce stava a Roma perché a San Tommaso era freddo, e io ogni tanto andavo a trovare i miei lavori. E nella prossima slide, non so se voi vedete bene, io no, però magari ci leggete, c'è la bibliografia di Joyce Lussu, dalle prime liriche del 1939, con un'introduzione di Benedetto Croce, e poi gli altri libri
libri che raccontano un po' la sua esperienza di partigiana e via via illustrano il suo pensiero. Qualche momento della sua vita, nata nel 12, ci ha lasciato nel 98, è nata a Firenze perché il padre dei Salvatori, della dinastia appunto dei Salvatori di Porto San Giorgio, non era d'accordo sulle idee politiche con il padre e quindi se ne andò a Firenze. Ma presto, essendo un fervente antifascista, lui era professore di inglese, un personaggio esposto, dovettero fuggire perché subirono un vero e proprio attacco. Andarono in Svizzera e Joyce frequentò la Fellowship, che era una nota scuola internazionale di tolleranza e di libertà. Poi frequentò l'università di Heidelberg e la Sorbona, e prima notate era andata in Libia per guadagnare dei soldi come governante, guadagnare dei soldi perché la famiglia non era molto ricca. Nel 1933 alcuni amici del fratello Max, che era già in esilio a Ponza, al confino come antifascista, i confinati gli affidarono un messaggio da portare ad Emilio Russo. Si incontrano a Ginevra e scocca la scintilla fatale, si innamorano. Dal 1939 inizia questa avventurosa vita clandestina, che poi sarà narrata da Joyce in Fronti e Frontiere, anche in Portrait, un po' dir si voglia, e fatta di fughe rocambolesche, redazione di passaporti falsi, e attraversano anche varie nazioni, in Francia, in Spagna, in Portogallo. Nel 1943, già in attesa del figlio Giovanni, viene incaricata dai partigiani di raggiungere il meridione, quindi superando la linea tedesca, per contattare il governo provvisorio e il ministro Benedetto Croce, che lei, come vi ho detto prima, conosceva molto bene perché si era presentata da ragazza a casa sua per fargli leggere le sue poesie. Per la militanza antifascista riceverà la medaglia d'argento al valor militare, e lei raccontava sorridendo di come il generale che gliela stava appuntando fosse un po' imbarazzato, no? Per il petto non marziale, no? Che voleva, no? Affrontare. Nel 1944, nato ormai Giovanni, si sposa con un russo. Il marito diventa ministro e lei inizia la sua propaganda politica, va in Italia per parlare di libertà, soprattutto alle donne, perché una sua grande attività era proprio quella di portare, no? anche alle donne quella che doveva essere, no? l'impegno appunto di libertà. Sarà nel Partito d'Azione, farà parte del Consiglio Comunale a Porto San Giorgio e poi si iscriverà al Partito Socialista. Sarà dirigente nazionale degli UDI, e gli anni 60-70 sono gli anni dei viaggi, gli anni fecondissimi sia dal punto di vista politico che quello letterario, perché il suo antifascismo, no, si trasforma in lotta, no, contro il colonialismo, contro l'imperialismo, quindi si reca in numerosissimi paesi del mondo, nell'Europa orientale, ma anche in Angola, in Cina, e quello che resta per noi è l'incontro con i poeti di questi paesi, che lei traduce con uno strano fenomeno innovativo, no? di traduttrice, perché per la maggior parte dei poeti non conosceva la lingua, per Nazim Hikmet non conosceva il turco, ma si aiutava con altre lingue, lei conosceva bene il francese, l'inglese e il tedesco, e quindi c'era questo doppio passaggio, no? di lingue, no, per le quali lei riusciva a trasmettere, no, il messaggio, anche perché parlava direttamente con i poeti. Negli anni 80-90 si ferma invece in Italia, ma è sempre in giro, perché il suo sogno era quello, e il suo sogno poi messo in pratica, perché la sua utopia è un'utopia concreta, realizzabile, realizzata. Incontrare gruppi di pressione, incontrare studenti, andare nelle scuole per costruire un futuro.
libro. E sintetizzando, è saggista, polemista, poetessa, narratrice, polemista vulcanica, no? Dove c'era lei a fare le conferenze, cioè, si facevano sempre delle scintille. Tant'è vero che io per diversi decenni ho avuto timore di accostarla, perché andavo sempre a sentirla, però per la mia timidezza non riuscivo ad incontrarla. Poi all'inizio degli anni 90 addirittura sono molto... Avevo scritto il primo romanzo, quello che hai nominato tu, di Avarmo in Jugoslavia, mi avevo telefonato e gli ho detto: buonasera signora, sono Luana Trapè, vorrei farle leggere il mio libro. E lei prima di tutto mi chiamava signora, vieni stasera, c'è una cena di amici, lo leggerai a tutti. È molto importante per noi di Fermo, ma anche per la storia italiana, la storia del Fermano, che è una revisione, una visione nuova della storia, dove non ci sono soltanto i personaggi importanti. Lei aveva conosciuto gli storici francesi, degli Annali, e vengono fuori dei personaggi, no, che sono sconosciuti, le sibille, le streghe, come ho scritto lì, ma anche i movimenti pacifisti, le esperienze libertarie e le comunanze che poi sono trascritte in questo libro. E adesso possiamo cominciare e vada solo. Come è nato questo libro? Nel 1998 io andai a trovarla a Roma, come dicevo prima, e lei subito mi parlò di un nuovo progetto. La Cimenteria non era stata ancora stampata, l'avevamo data all'editore, ma non era ancora uscita. E lei subito, come sempre, si slanciava verso un altro progetto, che era quello in quel momento di dare una vita nuova a delle parole che in genere erano abusate, oppure usate a sproposito, senza conoscere veramente il senso. E questa volta la parola era l'utopia. Non voleva elaborare delle derive nuove, ma voleva rivisitare quelle che erano state le sue idee, le idee di tutta una vita, e scartare quelle che ormai sembravano non fossero più adatte alla modernità, e invece riflettere e conservare quelle che sembravano ancora buone. Che cos'è l'utopia? Come sempre quando io comincio una ricerca mi rivolgo al dizionario. Cosa dice il dizionario sulla parola utopia? La maggior parte dei dizionari la vota come sogno irrealizzabile, fantasia, invenzione. Ma in qualche dizionario si inizia a pensare che forse ci potrebbe essere da parte degli utopisti una proposta di trasformazione della società. Ebbene, se noi andiamo a leggere la prima edizione dell'Utopia di Tommaso Moro, quella del 1516, quindi 500 anni prima che il libro uscisse, è la prima volta che viene usata la parola utopia, e si dice che la sua etimologia venga dall'unione di due parole, U, scritto O, che significa nome in greco, e topos, che significa luogo, quindi il non luogo, il luogo che non c'è. Ma se noi leggiamo l'introduzione, ci sono alcuni versi che il curatore, sono anonimi, ma il curatore ha introdotto con il beneplacito di Tommaso Moro. Ed ecco che cosa dicono. Quindi la lettera U non verrebbe da O, non, ma da E,
che significa bene. Quindi non è più il luogo che non esiste in un luogo, ma il buon luogo, quello che non esiste ancora, ma che si potrà creare con la collaborazione di tutti quanti, di tutti coloro che hanno la buona volontà di farlo. Qual è stato il mio lavoro? Quello di Joyce è stato appunto quello di riflettere, no? E sintetizzare le idee che nel corso di tutta la sua vita aveva assimilato. Io ho studiato molto, ho studiato gli utopisti, i teorici dell'utopia, e ho confrontato le idee che Joyce mi veniva narrando, perché lei narrava le sue idee, io ogni volta che andavo a casa sua, una volta al mese, registravo, poi a casa scrivevo e poi tornavo e confrontavo quello che lei mi diceva, no? Con leggevo quello che avevo scritto. Dicevo, confrontavo le parole che mi diceva ogni volta con ciò che aveva scritto nei libri, ma con ciò anche che avevo trovato nelle teorie di vari scrittori. E c'erano molti scrittori, a cominciare da Lewis Mumford, che già nel 1922 aveva scritto che noi abbiamo posto l'utopia in antitesi al mondo. In realtà, e questo è importantissimo, sono le nostre utopie che ci rendono il mondo tollerabile. Sono le città e gli edifici che la gente sogna, quelli in cui finalmente vivrà. Più gli uomini reagiscono al mondo e alla propria condizione e la trasformano secondo modelli umani, tanto più intensamente vivono nell'utopia. Ecco dunque il ribaltamento da parte di questi teorici, ma anche di Joyce, della parola utopia, non più qualcosa di irrealizzabile, ma una utopia possibile, una utopia realizzabile. Come? Prima di tutto io ho effettuato un breve excursus storico dalla nascita dell'utopia, con la Repubblica di Platone, con l'utopia di Tommaso Moro, con l'illuminismo e anche con il comunismo, perché anche queste nuove idee, questi nuovi movimenti si rifacevano a quella che era l'idea dell'utopia. Ma è chiaro che bisogna affrontare le idee realizzate dell'utopia dal punto di vista storico. Nelle foto vedete i vari viaggi di Joyce Russo. Per quanto riguarda il comunismo, qui troverete una poesia di Nazim Hikmet che è molto bella, su Cuba. E per quanto riguarda la nostra amicizia, perché voglio fare una parentesi, perché Joyce è stata per me amica, maestra e guida anche in qualcosa che non mi sarei mai aspettata. Per esempio, lei già circa mi ha guidato per tutti i paesi del Fermano, dicendo mi prendi questa scorciatoia, gira a destra, lì c'è una torre. E questo avveniva alla fine degli anni 90. E io che ero stata in giro dallo Yemen, dalla Germania, dal Portogallo, alla Jugoslavia, alla Romania, non avevo mai girato per i paesi del Fermano. E da lei, no? Questa guida non vedente, io ho maturato un amore, un'attenzione per il paesaggio, che da allora in poi per me vanno dei cavalli dominanti. E un altro aneddoto, qualche anno dopo la sua morte, ecco, quasi resi fatta cosa, guardate questa foto. Qualche anno dopo la sua morte, io andai a Havana con mia figlia. Avevo prenotato un hotel, qualsiasi. E quando poi fu lì, mi feci fare una foto con mia figlia sotto la terrazza del campo. Quando ritornai a casa, un po' di tempo dopo, scorrendo le foto, dicevo, guardai questa fotografia, e dissi, ma l'ho bellissima.
Non posso dire che sia il piano la camera, ma il panorama sotto era lo stesso. Ebbene, in quell'hotel aveva fatto sosta, aveva stabilito il suo quartier generale Fidel Castro, dopo aver conquistato l'Havana. E questa cosa, questa coincidenza, non con Fidel Castro, ma con Joyce Russo, che stava lì in quell'albergo, mi commuove ancora. Ma torniamo a noi. La parola utopia si deve confrontare però con il presente, e cioè che relazione c'è con i temi dominanti e caldi del nostro tempo, e cioè la democrazia, la libertà, l'uguaglianza, la violenza, le donne. Ecco che allora nel nostro dialogo si dipanano queste riflessioni. Voglio leggervi qualche esempio. Utopia, dice Joyce, è creare un'opinione pubblica attraverso la conoscenza e la diffusione dell'idea. Camminare con quelli che la vedono allo stesso modo. Far sì che un'opinione critica sia portata avanti dal maggior numero di persone. Nessuno può essere esentato. Nessuno può prendersi una vacanza dalla coscienza morale. Quindi questa sua idea del gettare la parola utopia come un seme della coscienza comune affinché esso germogli e si moltiplichi è fondamentale, e lei non l'ha solo detto, l'ha anche fatto, perché questi suoi, prima i suoi viaggi all'estero, poi i suoi viaggi in Italia, tendevano sempre a questo, a incontrare le persone nuove e a instillare in loro questo desiderio di trasformazione nella società. Attenzione, senza grandi progetti però eroici. Quello che era importante è che lei si appellava sempre a ciò che ciascuno poteva fare. Non voleva di più. L'importante era che ciascuno riconoscesse nel proprio ambito, anche nella sua piccola giornata, quali potevano essere le piccole azioni, no, che portassero a un miglioramento anche millimetrico, ma comunque un miglioramento. Si parla ad esempio del colonialismo, di Mandela, della tortura, ed era importante la sua riflessione allora, una riflessione che ho letto proprio pochissimi giorni fa sul metodo di Mandela, che non era quello della vendetta o della punizione, ma quello di far prendere coscienza a coloro che avevano fatto violenza. Era quasi, no, una terapia teatrale, una terapia psicanalitica, perché il torturatore, colui che aveva torturato e che purtroppo era stato addestrato a torturare, no, potesse riconoscere, no, nella persona che aveva torturato una persona, appunto, non un essere inferiore. Joyce Russo già 20 anni fa, no, aveva proprio individuato nella rivoluzione di Mandela questa terapia importantissima. Ho una domanda che ci siamo fatte, che mi sono fatta io e lei, è se è possibile, no, che ci sia la coniugazione di libertà e uguaglianza nella società capitalistica. È possibile? È possibile oggi, e oggi era 20 anni fa, ma purtroppo il problema è aumentato. E dalla nostra riflessione ci siamo trovate d'accordo con Berlin, uno storico antimarxista, che metteva in guardia però contro i pericoli della libertà negativa, che è tipica delle società liberali, in cui, dice, è permesso tutto ciò che non è proibito espressamente dalle leggi. La politica del laissez-faire, permettendo l'accumulazione di enormi capitali, limita di fatto la libertà dei meno fortunati, determinando automaticamente la prevaricazione dei più forti sui più deboli. Lo sfruttamento dei bambini, tanto per fare un esempio. Perché la libertà assoluta è incompatibile con l'uguaglianza assoluta.
Infatti, secondo il celebre esempio di Ben, se noi diamo la libertà assoluta agli agnelli e ai lupi, gli agnelli non potranno fare a meno di essere sbranati. Quindi, di fatto, no, i deboli non hanno protezione nella società capitalistica nei confronti della libertà del futuro. E veniamo alle donne, che è un po' l'argomento di questa settimana. Joyce è stata sempre femminista, ma una femminista atipica, e su questo mi sono trovata in piena concordia con lei, nel senso che nessuna delle due era d'accordo con il femminismo più sfrenato, che presupponeva la ghettizzazione di fatto delle donne, la separatezza tra le donne e gli uomini. E invece per Joyce bisognava che il mondo maschile e il mondo femminile, no, fossero continui, si conoscessero a vicenda e ciascuno potesse dare all'altro sesso ciò che gli era stato tolto, perché anche agli uomini riflettevamo, fin da piccoli viene tolto qualcosa, perché tutto quello che riguarda l'affettività, la relazione con i bambini, la cura, il sentimento di essere importanti per l'educazione, e questo di fatto ai maschi viene tolto, perché viene tutto affidato alle donne. E dunque, secondo Joyce, attribuire anche all'uomo la responsabilità di una cura delle nuove generazioni. Perché, diceva lei, se uno si cura dei propri figli, si potrà curare dei figli di tutti, e difficilmente, no? Potrà scatenare delle guerre che raveranno quasi al suolo le case e le nuove generazioni. Quindi era questo il pensiero profondo, la cura, no? La cura dei giovani, la cura dei bambini porta ad una visione più umana del futuro, una visione più umana. Certo, è molto ottimista questo pensiero, però è importante ricordarlo. E per quanto riguarda la violenza sulle donne, perché già allora purtroppo se ne parlava, oggi se ne parla di più, ma anche allora si parlava. E abbiamo voluto mettere questa citazione di Betty Riordan, sulla quale concordavamo appieno, che dice: il sessismo e il sistema della guerra hanno origine dallo stesso insieme di strutture autoritarie. Un ordine sociale basato sulla competizione, sull'autoritarismo e sul valore disuguale attribuito agli esseri umani, tenuto in piedi tramite la coercizione e la forza controllate dai diritti maschili, dà origine sia al sessismo sia al sistema della guerra. Ci sono dei capitoli in questo libro che sono stati scritti insieme, e quindi c'è il nostro intervento separato, ma sullo stesso argomento, e poi ci sono dei capitoli invece che sono stati scritti da una sola di noi. E uno scritto soltanto da Joyce, è quello sulla violenza e la tortura, e un altro quello sulle donne. Io invece ho voluto terminare il libro con un capitolo sulla poesia, perché Joyce non è stata soltanto una ideologa, una pugnace politica, è stata anche una scrittrice, avete visto quanti sono i suoi libri di prosa, ma c'è anche un libro di poesie che è l'inventario delle cose certe, e c'è poi il grande libro Tradurre poesia, di cui ne parlavo prima, che ci fa vedere come per lei il concetto di poesia sia importante. È vero che lei era piuttosto categorica sull'estetica, sulla letteratura, sull'arte, perché teoricamente lei diceva se un quadro, un libro, una poesia non mi insegnano qualcosa per la società non mi interessano. Di fatto però quando lei scriveva, no,
il concetto, e quando traduceva, il concetto di poesia si allargava molto. E a questo proposito voglio leggervi la prima poesia di questo libro e l'ultima, che parlano ambedue della poesia. Che cos'è la poesia? Non è un problema difficile da risolvere. Basta andare in giro con un pezzo di carta su cui sono tracciate parole in righe disuguali e chiedere al primo che passa: scusi, legga, che sembra una poesia. Se il primo passante è recalcitrante, si prova a tornare. E alla fine, magari con qualche parente vicino o lontano, con qualche conoscente o amico devoto, uno si trova sempre che dice: è una poesia, certo, che vuoi che sia, è bella, non c'è male. Dopo questa verifica si può andare a riempire un altro foglio di righe disuguali e cominciare da capo. Questo è l'inizio del libro, ma alla fine si dice: la poesia è una bugia che sembra più vera del vero, più vera della politica, della psicologia e anche della matematica. È una menzogna detta con estrema convinzione e passione, uno specchio trasparente, fragilissimo e deformante che appare solito come la tavola a cui si aggrappa il naufrago, un catarifrangente notturno che brilla solo se lo illumini col faro e subito sparisce nel buio. Intanto passano le immagini della casa di San Tommaso, la magione principale, no? Lo strocchio che vedete dopo. Vi do il tempo di guardarle. Una poesia mezza di Nazim Hikmet nella traduzione di Joyce, che a mio parere ci dicono con grande semplicità, ma con grande semplicità poetica, perché la poesia è utopia, è una stella rifulgente che continua a risplendere sempre per noi, da quando è nata fino ad oggi. La poesia è sempre utopica, sempre ci spinge a guardare oltre. Alla vita. La vita non è uno scherzo. Prendila sul serio, come fare uno scoiattolo, ad esempio, senza aspettarti nulla, dal di fuori o nell'aldilà. Non avrai altro da fare che vivere. La vita non è uno scherzo. Prendila sul serio, ma sul serio ad appunto che, messo contro un muro, ad esempio, le mani legate dentro un laboratorio con il camice bianco e i grandi occhiali, tu muoia affinché vivano gli uomini di cui non conoscerai la faccia e morrai sapendo che nulla è più bello, più vero della vita. Prendila sul serio, ma sul serio dal punto che a 70 anni, ad esempio, pianterai degli ulivi, non perché restino i tuoi figli, ma perché non crederai alla morte, pur temendola. E la vita sulla bilancia peserà di più. E per finire, una parte del suo testamento spirituale al figlio. Nazim Hikmet, un prigioniero politico in Turchia, Joyce portò di nascosto fuori dalla Turchia la moglie e il figlio, e Nazim fuggì
in Russia e lei lo incontrò a un congresso per la pace. Al figlio allora, solo da parte lo vedeva. Non vivere su questa terra come un inquilino, oppure in villeggiatura nella natura. Vivi in questo mondo come fosse la casa di tuo padre. Credi al grano, al mare, alla terra, ma soprattutto all'uomo. Ama la nuvola, la macchina, il libro, ma innanzitutto ama l'uomo. Senti la tristezza del ramo che si secca, del pianeta che si spegne, dell'animale infermo, ma innanzitutto la tristezza dell'uomo. Che tutti i beni terrestri ti diano gioia, che l'ombra e il chiaro ti diano gioia, che le quattro stagioni ti diano gioia, ma che soprattutto l'uomo ti dia gioia. Ecco, mi sembra, no, che questa poesia di Nazzinio siano proprio la quintessenza di tutto quello, no? Tramutata in estetica, in parole che ci muovono, no? E ci commuovono. Concludo io, che tu ci meri. A pagina 107 del libro che oggi abbiamo presentato, Luana ci ricorda che Joyce Lussu affermava che con le donne di qualsiasi parte del mondo ci si intende sempre. Basta parlare di cibo e di figli. Il pensiero materno è protagonista di molte sue poesie, come ad esempio Piedini. La trepidazione per il futuro sconosciuto del bambino viene resa concretamente con metafore emotive che contrappongono con grande efficacia la levità indifesa e silenziosa dei piedini rosa trascinati via per sentieri remoti alla corrente rumorosa ed incessante dei passi innumerevoli. L'uso sapiente di analogie o termini corti come uccelletti, plumi, rosi come l'aurora, scarpiccio, conduce la sacralità della poesia in un ambiente intimo e quotidiano che la rende accessibile. La fa tramite di piccole ansie individuali, ma nello stesso tempo così universali. E talvolta la durezza dei tempi realizza quella spiccata saldatura tra l'egocentrica cura materna e la partecipazione alla storia, come in questo primo sole, dove, superato lo smarrito stupore per la fucilazione del figlio da parte dei tedeschi, una casalinga si fa partigiana. Ed ecco come le donne diventano partigiane. Io ringrazio Mary Marziali, presidente della commissione, tutta la commissione che ci ha accolto. Ringrazio Luana Trappè per il lavoro puntuale e preciso che fa. E ringrazio tutti voi che siete intervenuti. Grazie a tutti.